Il CODAO, che è il convegno dei direttori generali dell'Università Italiana, pone l'accento sul futuro dell'Università tra umanesimo, intelligenza artificiale e governo dei dati. Ci sono 80 università presenti, quindi quasi tutte le università statali e non statali italiane, e oltre 330 fra direttori generali e manager universitari. Il traguardo che vogliamo raggiungere con il convegno è la consapevolezza della sfida dell'innovazione del tempo presente. L'introduzione di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, la variazione della domanda degli studenti, l'attenzione sulla digitalizzazione e sui corsi digitali chiede all'università di porre in essere un cambiamento, ma chiede anche alle università, che hanno il compito di formare le competenze, di guidare questo cambiamento, dando contenuti, tecnologia e significato. Tutti gli strumenti sono utili se hanno una funzione, e anche l'intelligenza artificiale ce l'ha, ed è quella di straordinario acceleratore e detonatore di intelligenza umana. Ci velocizza i processi, ci rende più semplice trovare nuovi farmaci, nuove medicine, nuovi vaccini, ci rende più veloce lo studio. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale è parte di noi perché serve a noi. E le nostre università, ebbene si dice questo in un posto meraviglioso come Firenze, sono un luogo di rivoluzione, di pensiero, di nuove idee, proprio come il Rinascimento lo è stato nel momento in cui è stato pensato, creato e vissuto. E quindi per me è molto importante sottolineare come in questo momento abbiamo bisogno del coraggio di cambiare, di innovarci, di diventare sempre più motore di futuro e di crescita per il Paese e per i nostri giovani. Penso che queste siano occasioni straordinarie per avere la possibilità di confrontarsi con tutte le realtà e fare in modo che ci sia un legame sempre più stretto tra il sistema universitario e le città. Questo è quello che stiamo facendo a Firenze, il mio auspicio è che si possa allargare sempre di più.